A questa fiera del 2012, dell'elettronica del 2012 a Las Vegas, ci siamo imbattuti nel primo ebook con tecnologia inchiostro elettronico e ink a colori. In realtà è il primo modello che vediamo che esiste sul mercato di questo tipo, l'abbiamo voluto subito provare. Diciamo subito che si chiama JetBook Color ed è prodotto da un'azienda americana che per il momento ha venduto un sacco di esemplari al governo russo, che l'ha distribuito ovviamente nelle scuole. È uno strumento didattico per eccellenza, appunto, proprio perché permette di vedere libri a colori e quindi ovviamente con immagini, figure, come in questo caso delle infografie ben accurate. Ovviamente sono in russo perché in questo momento la stanno commercializzando per il momento in Russia. Il prezzo di commercializzazione dovrebbe essere intorno ai 499, ma ovviamente non sappiamo ancora quando di preciso verrà commercializzato in Europa. Quando arriverà sicuramente lo testeremo. Intanto possiamo darvi alcune indicazioni. Intanto i colori, è vero che è a colori e si tratta di inchiostro elettronico e non a retroilluminazione, quindi non c'è dietro un LED come per esempio in tutti gli altri ebook oppure in tutti gli altri tablet come l'iPad eccetera, ma va inchiostro elettronico, in questo caso colorato, anche se i colori come possiamo vedere sono abbastanza tenui, quasi sbiaditi e insomma a prima vista non sembrano neppure tanto colorati. Ovviamente qui siamo davanti al primo esemplare di questo genere. Anche la lentezza del processore all'interno non è proprio di quelli, non è proprio eccezionale, nel senso che cambiando pagina ci si mette un bel po' prima che l'immagine successiva appaia e quindi in qualche modo la lettura non è scorrevole. La stessa cosa vale per lo zoom, che è ovviamente un po' macchinoso, va messo all'interno, va cercato all'interno del menu, come per esempio appunto la possibilità di cambiare libro, di cambiare tipologia di full screen eccetera. Diciamo che siamo di fronte a un modello che ha grosse potenzialità, perché l'inchiostro elettronico a colori è proprio probabilmente la tecnologia degli ebook del futuro, ma in questo momento questo prodotto in particolare ha ancora dei grossi limiti.